Buongiorno, io sono sveglia già da quasi 2 ore, sono le 8. Stamattina rose del deserto, mamma mia, raga, non vedo l'ora di mangiarle, adesso stanno in forno, ma tra un quarto d'ora sono anche pronte. Poi dietro di me ho altre, ancora le 2 ciotoline perché devo fare altre 2 rose del deserto perché è avanzato l'impasto. Io, come avete visto, il preparato non l'ho aggiunto tutto, potevo aggiungerlo, solo che il preparato tutto è 3,80 e quindi è troppo. Quindi ho fatto 3,30, poi potete fare anche 3,50 perché adesso mi sono reso conto che 20 grammi in più, perché comunque raga assorbe. All'inizio, da come potevate vedere, con 250 grammi sembrava duro, quindi comunque ha bisogno di avere quella consistenza un po' liscia, perché comunque si deve attaccare, si devono attaccare i complex vicino. Infatti, come potete vedere, io prima mettevo in mano, però visto che non si poteva fare la pallina, ho preso direttamente la forchetta, ho fatto tipo una pallina perché si creava, perché l'impasto è molto malleabile. Ho fatto una pallina e l'ho messo nei complex e poi girato e poi l'ho preso e l'ho posizionato. Adesso stanno in forno a 180 gradi per 15-20 minuti e io nel mentre edito il video di ieri che deve uscire oggi. È arrivato il momento dell'assaggio, ovviamente mi sono dimenticata di dirvi che il preparato lo trovate sul Supplement, vi lascio il link giù nell'info box. Assaggiamo, io ho già assaggiato. Mamma mia. Spettacolo, sono super super morbide e super buone. Eccomi qua, ho preso già anche la tachipirina, ma raga, io ho freddo, per fatto sempre questione dell'orecchio, anche se stamattina molto molto meglio rispetto a ieri, però l'ho presa perché comunque ogni tanto mi fa male. Mi sto cambiando perché mi sto andando ad allenare, sono quasi le 10, nel mentre sto caricando anche il video su YouTube, quindi ci vorrà giusto una mezz'oretta, quindi perfetto il tempo che mi lavo e mi cambio. Comunque, io non vedo l'ora. Oggi è 1º ottobre, manca meno di un mese per la fase di massa. Mamma mia, raga, non vedo l'ora. Adoro. E ci vuole perché comunque, devo dire la verità, sono soddisfatta del mio periodo di definizione. Ieri stavo editando il video e mi sono dimenticata di dire una cosa. Per quanto riguarda chi ha visto il video di ieri, la parte finale in cui davo un po' le mie considerazioni, mi sono dimenticata di dire ovviamente che è vero, sono stata bassa in questi 3 giorni, sempre sulle 1200, 900, quasi ieri sono stata non sulle 900, ma quasi sulle 1000 calorie, mancava veramente 10 calorie per 1000. Sono stata bassa, però ragazzi, succede questo 1, 2, 3 giorni, non succede niente. E non mi sto neanche preoccupando, perché vi spiego anche perché io. E questo forse ho sbagliato, che non ho detto, però ho detto, vabbè, ci sono pure altri vlog, quindi man mano li dico. Ma sicuramente riceverò un sacco di commenti per quello che ho detto, però sinceramente io la penso così, io. Poi chi ha visto il video sa che poi non ho detto niente di particolare. Perché io settimana prossima andrò a registrare anche uno speciale 8000 calorie. Quindi che io adesso mangio un po', ho spoilerato 8000 iscritti. Vabbè, raga, sabato prossimo, che non mi ricordo quant'è di ottobre, ma uscirà la 8000 calorie challenge. Ho spoilerato tutto, quindi mi concederò cibi che non mi concedo da un po', quindi che sarò 8000 calorie, quindi di tanto rispetto al mio fabbisogno, ma più di tanto non mi interessa, perché se faccio il conto di quante calorie ho tralasciato da lunedì a oggi, arriviamo già a quasi 2000 di calorie, per non contare proteine, carboidrati e grassi comunque in sospeso.
Anche se io spesso sono arrivata alla quota di grassi e di carboidrati, comunque non mi volevo spoilerare, ma chi vedrà questo video già sa che sabato prossimo uscirà quel video e ho intenzione, visto che preparerò proprio io per la challenge, di prepararvi, non What Eating a Day, ma di fare un video, perché voglio fare tante ricettine, ovviamente fat, proprio più... Le ricette più fatte della storia, però volevo preparare insieme a voi queste cose anche per darvi un'idea diversa. Sapete che il mio canale non è solo fit al 100%, ma io sono nata anche con le food challenge, mi piacciono le food challenge e le continuerò a fare. Me l'avete stra-richiesta, mi avete stra-richiesto la 10.000 calorie challenge, però vi farò la 8.000. Quando arriveremo a 10.000 iscritti, vi farò la 10.000 calorie challenge, quindi penso tra un anno. No, scherzo. E quindi niente, volevo fare anche questa chiarezza, quindi raga, bisogna sempre regolarsi e io sinceramente, sapendo che avevo anche quest'altra cosa in programma, mi sono un po' tenuta, va, mettiamola così, oh. E quindi niente, ci tenevo a dire anche quest'altra cosa e adesso io mi cambio, va bene, mentre sto anche caricando il video, quindi ci tenevo anche a dire questa cosa perché... Nell'editare ho detto perché non hai detto quest'altra cosa e quindi l'ho detta adesso. Vabbè, e io adesso oggi porto anche pioggia, infatti il tempo non si capisce, oggi è il 1º ottobre, già siamo al primo ottobre, oh mio Dio, e quindi manca 30 giorni alla fase di massa. Ah, adoro, 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 anche se questo periodo sarà un po' così però. Questo di ottobre non sarà proprio più un periodo di definizione. Però vabbè, ho dato anche in questo periodo di definizione, i risultati si vedono e adesso diciamo una buona base per affrontare la fase di massa. Non vedo l'ora di iniziare a fare un po' il pieno di calorie, carboidrati, proteine, sì, adoro, e andare a costruire un po' di massa muscolare, perché sì, io sono riuscita comunque a tenere la mia massa muscolare, però... Ci vuole una botta finale. E niente, sì, sono contenta. Comunque ottobre sarà anch'esso un bel mese di video. Perché ho bello di video? Perché ci sono tante cose in programma. E niente, quindi io non vi voglio spoilerare più niente. Già vi ho spoilerato la challenge di sabato prossimo. Io mi cambio e andiamo ad allenarci. Oggi farò petto, quindi pettorali. Panca piana, croci, eccetera, ma sapete che non starò lì a spiegarvi ogni dettaglio, esecuzione, cioè di metodo, bla bla bla, perché non sono nessuno, non sono né personal, ve lo dico sempre, quindi vi farò un semplice video velocizzato con la musica. E niente, penso però che farò anche squat, qualcosa per le gambe, però non so se ve lo farò vedere perché già ve l'ho fatto vedere, vi lascio il link giù nell'info box del video, inutile che vi faccio sempre le stesse cose, dopo questo video per un'ora e mezza. Niente, io mi cambio e vi faccio vedere l'outfit. Super pronta per questo allenamento, ho messo questo top di Prozis con pantalone di Prozis che ormai si sta rovinando tutto. No, aspettate, da questo acciolato forse vedete? Mi sono tirati un po' tutti i fili, ma veramente ce l'ho da 2 anni, è stato il primo leggings che ho acquistato e l'ho sfruttato tantissimo. Questo dietro c'ha la particolarità della schiena scoperta. Potevo marchiare, ve lo faccio vedere meglio. E devo mettere solo le scarpe. Adoro. Ecco, forse così rende di più. Eccolo qua. C'ha anche, no, all'interno non si allarga, la scritta dietro Prozis. Io molto brutto. Vediamo un po' quello che vi riesco a registrare perché da come potete vedere sto circondata da macchine, quindi devo fare comunque attenzione. Ecco perché spesso non vi metto sempre i miei workout, non vi faccio vedere spesso gli allenamenti, perché spesso succede che il garage è pieno di macchine. Io riesco ad allenarmi ugualmente perché lo spazio intorno a me c'è, ma diventa un po' più complicato registrarvi video workout.
Comunque le uniche clip che mi piacciono tanto sono quelle della panca piana, infatti nelle altre ne vedrete due oppure una sola, anche se ne faccio sempre quattro e che veramente non riesco a farvi un'inquadratura decente perché da una parte si vede metà, da un'altra parte non mi piace e giostrare pure che non si vedono le macchine con le targhe. Sta diventando un caos, però qualcosina sto riuscendo a filmare. Adesso faccio l'ultima serie dell'esercizio che stavate vedendo e poi faccio tre esercizi per i deltoidi e è stata un'impresa ardua registrare e fanno schifo le riprese, ma vabbè, qualcosa vi metterò. E adesso ho finito. Mamma mia, raga, quello che mi ha fatto dannare di più nelle riprese sono state le alzate laterali. Cioè, raga, penso di averne fatte mille. Tengo mille video di alzate laterali, ve lo giuro. Infatti sono massacrata perché faceva tutto schifo, cioè nel senso. E una volta mi vedevo tagliata, cioè vedevate solo il lato bio e mi sono intossicata da sola. Ho alzato, si vedeva tagliato. Mamma mia, che stress! Lo giuro. Quindi adesso stoppo, visto che sono, è anche mezzogiorno, devo vedere se il video si è caricato, poi ho i miei dubbi, quindi vado a caricare pure il video, perché ho interrotto il caricamento e sicuro sì, sto giù, prende wifi, ma non più di tanto. Niente, adesso riordino. Piango, raga, odio riordinare. Adesso riordino tutto questo caos e salgo sopra. Però dai, raga, penso che qualcosa sia venuto. Poi la luce è pessima. Devo far cambiare le luci qua giù perché è pessima veramente la luce. Fine, raga, sono comunque soddisfatta perché qualche clip è venuta bene. Poi vado a vedere domani nell'editing. Quindi adesso riordino e salgo sopra. Sono le 2:20 e io ancora non preparo il pranzo perché sono stata più di un'ora, raga, perché vi ho detto che il caricamento sicuramente non era andato, infatti non si caricava né con la 3G né con il wifi di casa, infatti fortunatamente è arrivato papà e gli ho sequestrato il telefono e ho caricato il video, quindi adesso fortunatamente è online, adoro. Mamma mia, raga, ho detto no, oggi non riesco. Mamma mia, mi sono sentita tipo male. Infatti, da oggi editerò i video la sera e li pubblicherò. Non fa niente, vado a dormire più tardi, ma lo farò la sera, almeno sto senza ansia il giorno dopo quando devo uscire il video.
Allora, come primo step semplicemente vado a frullare i ceci. Oggi faremo un pranzo molto molto veloce e molto semplice. Sono all'incirca 90 grammi di ceci. Io non aggiungo l'olio per frullare, infatti aggiungo giusto un po' di acqua perché l'olio lo vado ad utilizzare per cuocere il tofu. Poi vado a fare lo stesso procedimento che avete visto nel video di ieri, vado a prendere il mio panetto di tofu. A fare lo stesso passaggio di ieri, cioè vado a tagliare il tofu a finfette, faccio delle fettine sottili di tofu. A questo punto vado a prendere la mia solita pentola che ormai vedete sempre nei miei video, eccola qua, utilizzo un cucchiaio di olio che sarà la mia fonte di grassi. Eccolo il mio piccolo angolo di paradiso. Allora, vado a prendere le gallette, sono rimaste queste come gallette, che ovviamente andrò a tostare, perché raga, tostate sono la fine del mondo. No, vabbè, e che profumo che c'è. Si sta anche dorando, ovviamente c'è perché c'è il cucchiaio d'olio. Però raga, guardate, è più quello che resta in pentola che alla fine, quindi non vi scandalizzate per questo cucchiaio d'olio, ma so che la metà di voi non si scandalizzerà. Scandalizzerà. Comunque, mamma mia, secondo me è super super buono. Vi ho fatto vedere già tutto, voglio ovviamente rumori in sottofondo, assaggiare insieme a voi. Ovviamente tagliatelo a pezzettini sottili, sottili, sottili. No, è buonissimo, super croccante, veramente buono. Allora, cercate di tagliarli sottili. Così che diventano belli croccanti, adoro. Ok, adesso è arrivato il momento di mangiare. Comunque, l'accoppiata della semplicità vince sempre con gallette tostate, ceci e tofu. Cioè, ragazzi, semplice ma super super buono. Buono. Io devo farmi lo sciampo a solita postazione. Comunque, mamma mia, ho appena finito di mangiare, sono super super soddisfatta. Cioè, veramente con pochi ingredienti, perché avevo i ceci aperti da smaltire, il tofu che comunque come fonte proteica, avevo quella in frigo così l'ho smaltita pure. Le gallette, cioè raga, combo fenomenale, quel tofu fatto così era ancora più buono di ieri, perché era ancora più semplice, senza il gusto di comunque la glassa alla soia. Buono, raga, veramente buono, buono, buono. Lo rifarò sicuramente. Veramente buono. Invece stasera ho da smaltire i fiocchi di latte, quindi non so cosa mi inventerò. Però penso che proveremo o gli hamburger, no, o le cotolette della Valsoia, non lo so. Ma qualcosa mi invento per stasera. Quindi adesso mi faccio un attimo lo shampoo e così almeno impiego il mio pomeriggio in questo shampoo, sempre solita cosa, raga, sempre il mio adoratissimo shampoo della Garnier. Io lo amo. Sono già le 6:30, shampoo fatto. C'era, guarda, raga. Pensate che non ho passato neanche la piastra, l'ho solo asciugati, ma io adoro questo shampoo. Comunque stasera stavo pensando sulle 6:30, quindi più tardi, verso le 8:30, 9, di fare le fettine della Valsoia.
Ho paurissima perché ho un po' di insalata da smaltire, un po' di fiocchi di latte, quindi penso che faccio una combo del genere e speriamo bene. E niente, quindi sono stata pure tutta, dopo che finì di farmi lo shampoo, ho editato pure il gel video, raga, pensate che era un'ora e ho 50 già, cioè pensate dalle 6 di stamattina fino alle 4, l'ultima 4 e mezza, l'ultima clip, cioè raga, 1 ora e 50, una cosa del genere da editare, però è venuto tipo già mezz'ora. Quindi questo video in totale sarà una quarantina di minuti, forse il più lungo, boh, chi lo sa. E niente, quindi adesso penso di eliminare i video vecchi dal telefono perché ho ancora tanti video, tante cose da eliminare e mi dedico a questo. Comunque innamorata dei miei capelli. Anche se penso che ne approfitto, mi vado pure già a lavare, mi metto il pigiama e mi metto comoda. Mi piace questa opzione. Questo periodo in cui sto comunque più tempo a casa, che sto facendo un po' tutto da casa, quando arrivo a quest'ora già mi metto comoda, pigiamino, non lo so, forse perché l'anno scorso tra le mille cose da fare non l'ho potuto fare, stavo sempre in giro, quindi boh, va così. Comunque niente, adesso mi vado a mettere il pigiamino, mi vado anche a lavare e mi devo vedere una puntata anche di Gianna, è ancora della settimana scorsa che non vedo, quindi sarebbe Daydream. E niente, vabbè. Ci vediamo stasera con la cena. Ho appena fatto danni con mia sorella su un sito americano, quindi già spoiler dei prossimi video. Però, raga, adoro, 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 non vedo l'ora. Ci saranno tanti, tanti, tanti video belli. Io sono troppo contenta. In forno a 180 gradi per 10 minuti sopra e sotto, quindi io metto momentaneamente 20 minuti, poi tra 10 minuti li vengo a girare. Devo dire super super buono, sicuramente lo riacquisterò. Se volete provare qualcosa di diverso, prendetelo perché è veramente super buono. Non lo so, sembrava di mangiare una cotoletta di pollo, ve lo giuro, però molto più leggero il sapore. Leggero, non quel sapore forte, stucchevole, molto delicato. Veramente raga buono, con le insalatine, fiocchi di latte, combo spettacolare. Super super soddisfatta, sicuramente lo riacquisterò anche finito la challenge vegetariana per cambiare quando la sera ho voglia di qualcosa di diverso, non ho voglia di mangiarmi il classico petto di pollo oppure l'hamburger di scottona o qualsiasi cosa. Ho trovato un'altra, sempre un prodotto confezionato, però comunque ha un po' di proteine rispetto a altre cosucce, quindi ci sta, ci sta, ci sta, veramente molto buono. Sinceramente costano perché stanno all'incirca, io l'ho pagato sui 2,50 euro, adesso non ricordo, però una volta ogni tanto almeno ne vale la pena, sono soldi spesi bene. Io spero che anche questo videoblog vi sia piaciuto e ci vediamo domani con il quinto episodio, quindi con un quinto look.